Salve gente e benvenuti in un nuovo video di Miti e Misteri SCP. Oggi andremo a parlare dell'SCP-049, chiamato anche il Medico della Peste. Questo SCP, come altri che ve ne ho parlato già in questi giorni e video, è, è anche molto conosciuto nei giochi realizzati ma anche su Minecraft. Classe dell'oggetto Euclid: Questa è un'immagine di SCP-049. Procedure speciali di contenimento. SCP-049 è contenuto all'interno di una cella di sicurezza per il contenimento di un di standard, nel settore di ricerca 02, al sito 19, per essere trasportato da un punto all'altro. SCP-049 deve essere sedato e costretto in un'imbracatura restrittiva per un di classe 3, con collare e scatto e fibre estensibili. Nonché tenuto sotto controllo costante da non meno di due guardie armate. Nonostante il SCP-049 si sia spesso dimostrato cooperativo con il personale della Fondazione, gli occasionali cambiamenti violenti del comportamento del soggetto devono essere contenuti appena a piena forza. Durante uno di questi episodi, nessun membro del personale deve entrare in contatto diretto con il SCP-049. L'applicazione della pianta della lavanda, la Multifeed, si è rivelata efficace nel calmare il soggetto nel caso SCP-049 mostri aggressività. Una volta calmato, generalmente SCP-049 torna ad essere cooperativo e potrà essere ricondotto alla propria area di contenimento con poca o nessuna assistenza attiva. Ogni facilità di contenimento continuata di SCP-049 è necessario fornire ad esso il cadavere di un animale deceduto o di recente, spesso un bovino o un altro sempre di stazza simile, una volta ogni due settimane, così che l'entità lo possa studiare. I cadaveri che diventano istanti di SCP-049-2, devono essere rimossi dalla cella di contenimento e cremati. Ad SCP-049 è tassativamente vietata l'interazione con soggetti umani e ogni richiesta di notte di questo senso deve essere respinta. Update temporaneo alla procedura di contenimento. Come da ordine del Comitato di contenimento 049 s 19171 17 1, scp 049 deve essere tenuto isolato da ogni membro del personale della Fondazione, e l'approvvigionamento bisettimanale di carcasse animali è sospeso a tempi determinati. Tali provvedimenti saranno mantenuti fino a quando non si raggiungerà un consenso sul merito di contenimento a lungo termine di SCP-049. Descrizione: SCP-049 è un'entità umanoide dall'altezza di, di 1,90 m, il cui aspetto ricorda quello di un medico della peste medievale. Nonostante SCP-049 sembri indossare una spessa tonaga ad una maschera di ceramica, indumenti tipici della professione, tali abbi sembrano in realtà essere cresciuti dal corpo stesso del soggetto, nel tempo e al momento sono distinguibili dalla vera forma sotto di essi. Con questa sia, nonostante ciò, un esame a raggi X dimostra che sotto lo stato esterno SCP-049 possiede comunque una struttura scheletrica umanoide. SCP-049 è in grado di comunicare eff efficacemente in una certa varietà di lingue, nonostante preferisca esprimersi in inglese fr o francese medievale. Anche se SCP-049 solitamente si dimostra cordi cordiale, e cooperativo con lo staff della Fondazione. Esso potrebbe essere estremamente irritato o talvolta attivamente aggressivo, nel caso di sentire di essere in presenza di ciò che esso stesso definisce la pestilenza. Nonostante non sia ancora chiara la natura di questa pestilenza ai ricercatori della Fondazione, questa pare essere una questione di, di vitale importanza per SCP-049. SCP-049 diviene ostile in presenza di soggetti nei quali esso individui tale restilenza ed è spesso registrato ad attenere fisicamente alle entità onde evitare danni a persone o cose. Se non, se non si interviene in questi casi, solitamente SCP-049 finirà con l'uccidere ogni individuo di cui sopra. SCP-049 è in grado di far cessare tutte le funzioni biologiche in un organismo tramite il semplice contatto cutaneo. Come tale fenomeno possa verificarsi rimane ancora un dato sconosciuto, e tutte le autopsie eseguite fino ad oggi sui cadaveri lasciati da SCP-049 non hanno portato alcun risultato. SCP-049 ha più volte spesso frustrazione o rimosso per questi omicidi, dicendo che tali interventi hanno contribuito ben poco nell'eradicazione della pestilenza. Nonostante ciò, esso cercherà spesso di eseguire una primitiva operazione chirurgica sul cadavere colossio di diversi dispositivi medici che si trovano all'interno di una borsa nera da dottore che sopporta con sé in ogni momento. Tali procedure non sono sempre un successo, ma spesso risultano nella creazione di un di SCP-049-2. Le istante di SCP-049-2 sono cadaveri animati in seguito a una persona chirurgica preman di SCP-049. Tali essi non sembrano possedere i ricordi passati, anche solo delle normali funzioni mentali, e possiedono solo l'abilità motore e i meccanismi di risposta basilari. Questi sembrano sono solitamente inattivi: si muovono. Un attimo, che non so che è successo. Eh... si muovono molto poco e solitamente solo per camminare. Ma possono diventare estremamente aggressivi se provocati o se SCP-049 stesso gli ordini comportasse in tale modo. Le restanze di SCP-049-2 possiedono delle funzioni biologiche, ma queste non sono in alcun modo simili a quelle che ci si aspetterebbe dalla fisiologia umana. Nonostante tutte queste alterazioni caratteriali e biologiche, SCP-049 sostiene spesso che tali sembri sono stati curati. Ok, è molto lunga la cosa. Sono tutti con guardendum. Ok. Se il video ti è piaciuto dimmi da lasciare mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!